Gianni Colacione, Liberi.tv, siamo qui appunto alla festa delle TV a Palazzo Davalos di Vasto, in compagnia di Massimiliano Paci, un lavoratore, un operaio dell'Alcoa e un rappresentante sindacale della CISL. Sì. Perfetto. Massimiliano, così in modo introduttivo, i motivi della vostra presenza, stai anche con altri colleghi, altri compagni lavoratori, i motivi della vostra presenza qui a questo evento dell'ITV? È stata particolarmente fantastica, oltre perché non immaginavamo un certo interesse da parte del mondo, anche quello che è extra, quello del sardo. Abbiamo visto una grande solidarietà, un'entrata quasi da protagonisti, cosa che non ci aspettavamo. Però ci hanno colpito molto le parole dello stesso IDV, ma anche del segretario della FIOM che ha dato manforte alla nostra battaglia per poter continuare verso quello che è la difesa dei posti di lavoro. Noi abbiamo cercato di farci notare per quello che siamo, nel senso che non abbiamo altre strutture che possano dire licenziamo qua e facciamo altro. Abbiamo riscontrato un governo molto assente, perché è un governo fatto di cassa integrazione, ma noi non siamo per l'assistenzialismo, noi crediamo di poter essere ancora una realtà che vale in Italia. Noi produciamo alluminio, noi produciamo soltanto un quarto del fabbisogno nazionale e non comprendiamo perché per misure dovute a quello dell'energia rischiamo di essere chiusi. L'IDV ci ha dato uno spazio, l'IDV spesso come il presidente Di Pietro ci ha seguito, conosce bene le nostre realtà, ci hanno seguito tanti altri, non è che soltanto lui, ci hanno seguito tanti altri, però è vero anche che l'onorevole è stato in modo, come dire, molto incisivo, nel senso che si è prestato subito anche a fare certe azioni, ha cercato di farle vedere davanti a noi le sue mosse, poi ovviamente ognuno nei suoi limiti riesce a fare quello che può. Questo ha dato modo di vedere una platea che non era assente, perché penso che ci stiano anche prendendo come delle persone che quantomeno, visto che in questo momento si sta anche parlando di Costituzione, noi la Costituzione italiana la stiamo difendendo in pieno. Siamo orgogliosi di essere italiani, oltre che sardi, difendiamo il nostro posto di lavoro, che la Costituzione è quello che ne parla nei suoi articoli. L'Italia è fondata sul lavoro e noi continuiamo a mantenere questo tipo di regole. Qualcuno forse se ne è dimenticato, qualcuno forse vuole mettere in gioco questo tipo di diritto, che l'Italia è fondata sulle casse integrazioni, ma non è così. Noi siamo italiani, siamo fieri e vogliamo essere ancora realtà produttive senza doverci far schiacciare da quelli che sono i mercati internazionali, la globalizzazione che dietro alcune particolari loro strategie industriali ci vuole eliminare, come l'America che ha deciso che un puntino nel mondo, che quel puntino è fatto da circa 5.000 famiglie che ci lavorano dietro questo produrre alluminio in Italia, e vogliono dire ciao a tutti, andate a morire di fame. Noi questo ci siamo venuti, siamo andati contro, abbiamo fatto delle azioni che non è bello poterlo fare, però è vero anche che questo governo forse dovrebbe pensarci un po' bene, che ci sta istigando a delinquere. Proprio un governo istigatore a delinquere. E noi non vogliamo fare chissà coalizione, noi vogliamo far parlare soltanto di noi. È vero che abbiamo occupato qualche aeroporto, è vero che abbiamo occupato qualche polveriera, è vero che abbiamo fatto azioni di buttarci nelle acque del porto, abbiamo fatto tante cose. Qualche taffaruglio magari con le forze dell'ordine, ma diciamo che siamo rimasti sempre dentro quelli che erano a viso scoperto, non ci siamo mai nascosti. Volevamo dire a quei signori che si difendono con le forze dell'ordine: guarda che possiamo arrivare a voi se non ci date la possibilità di continuare a mantenere il salario per mantenere le nostre famiglie. Massimiliano, voglio farti la stessa domanda che ho fatto poco fa a Landini.
Tu poi peraltro hai fatto, diciamo, tutta quanta una dichiarazione di rifiuto in qualche modo di un assistenzialismo di Stato per quanto riguarda la cassa integrazione. Poi io peraltro personalmente parlo da lavoratore in cassa integrazione. Volevo chiederti però, l'Alcoa per lavorare, per darvi lavoro, già da tempo percepisce, diciamo, delle agevolazioni che vengono poi spalmate sulle bollette di tutti gli italiani. Non è forse pure quella una sorta di assistenza che tutti gli italiani, spesso poi peraltro neanche lo sanno, fanno per mantenere un'azienda che lì probabilmente non riesce a produrre in modo più competitivo? Forse può essere vero, però è anche vero che non tutte le realtà, quasi tutte le realtà in Italia fungono nella stessa maniera. Anche la stampa ha questo tipo di agevolazioni, che contributi dello Stato. Forse anche la stessa fare produrre le macchine allo stesso tipo, però non è quello che volevo dire. Noi non vogliamo questo tipo di cose, noi vogliamo che l'energia sia equiparata uguale a tutto il mercato europeo. Noi siamo molto più in alto, ecco perché ci viene incontro questo di dover per forza fare intervenire gli italiani. Ti ringrazio Massimo e ti diamo, Massimiliano, grazie. Ti diamo appuntamento su Liberi.tv per questa e le altre interviste. Auguri per la vostra battaglia, auguri a tutti noi lavoratori. Grazie ancora. Ciao. Grazie a voi. Ciao.